record, appunto volevo dare qualche numero: 2360 iscritti, 2130 che hanno preso il via dalla bellissima piazza di Pollenzo. Questi numeri permetteranno a questa manifestazione di collocarsi tra le prime 12 manifestazioni granfondistiche d'Italia. Stiamo parlando di più di 200 manifestazioni, quindi penso che questo per la nostra città sia un vanto e sia sicuramente un orgoglio. Manifestazione apprezzata, lo posso dire anche in prima persona perché l'ho vissuta all'interno del gruppo prima e dopo, e ho ricevuto personalmente apprezzamenti per quello che era tutta l'organizzazione, la location e tutto quello che è stata la giornata di gara, ma non solo, perché non era solo una giornata di gara, ma era proprio un weekend di eventi continui. Appunto, all'aspetto vincente penso di questa edizione 2017, è stata sicuramente la 25esima edizione e la nuova location. Un momento toccante voglio ricordare di questa edizione 2017 è stata quella sul palco nel ricordo di Maela Milesi, che è prematuramente scomparsa, era un personaggio di spicco nel mondo delle manifestazioni ciclistiche amatoriali. Appunto, sul palco la presenza del marito, la consegna di una targa, un momento veramente toccante e significativo. I ringraziamenti d'obbligo agli sponsor, a tutti i volontari che senza di loro la manifestazione non poteva svolgersi, al dottor Barbero, presidente dell'ente BRA Alghe Langhe Eroero, all'Università e Agenzia di Pollenzo per la collaborazione nella location, all'organizzatore, all'associazione, noi citiamo sempre il presidente Sandro Stema, ma citiamo lui in nome di tutti, e l'amministrazione tutta nella persona dell'assessore e vice sindaco Massimo Borrelli per la collaborazione.